Buongiorno a tutti, è un piacere partecipare anche quest'anno al DFIT MSA. Io sono Chiara Malaguti, lavoro presso l'ospedale di Trento e ho ascoltato con molto interesse tutte le relazioni dei quattro relatori che ringrazio. Ringrazio tantissimo l'Associazione Italiana MSA e l'MSA DFIT che hanno organizzato questo congresso di dimensioni così grosse in tutti i paesi che hanno aderito e soprattutto per la grande sfida che rappresenta un evento come questo nel cercare di contrastare il più possibile la malattia. Ringrazio tutti quanti, permettetemi di ringraziare anche la presidente dell'associazione e il socio, che è la Monica Remartini e il socio fondatore Nadia De Iorio. E li ringraziamo. In questo momento siamo aperti alla sessione delle domande, per cui se scrivete nella chat le domande per i relatori, io provvederò poi a rivolgerle ai vari relatori. Quindi scrivete pure nella chat quello che volete chiedere. Allora, cominciamo con le prime domande che sono arrivate. Una delle domande riguarda il rischio. Scusate, mi interrompo perché il socio fondatore Nadia sta scrivendo un messaggio in cui ringrazia tutti voi relatori per il vostro impegno, per i pazienti, per le loro famiglie e per i caregiver. Quindi intanto viene un ringraziamento a voi dall'associazione. Una prima domanda che è arrivata è quella che riguarda il rischio che questa malattia possa essere trasmessa ai familiari. La domanda mi sentirei di rivolgerla alla dottoressa Fanciulli che aveva trattato l'argomento sulla possibilità che i figli possano contrarre la malattia e eventualmente anche al dottor Di Fonso sui casi genetici che sono stati descritti. La risposta breve è no, all'atrofia multisistemica al giorno d'oggi è ancora considerata una malattia sporadica. Sporadica significa che non può essere ereditata. Quindi questa è la risposta più corta. La risposta un pochino più elaborata è che sappiamo che le persone affette da atrofia multisistemica più spesso rispetto alla popolazione generale possono avere altri casi in famiglia di persone affette dalla malattia di Parkinson, quindi da parkinsonismo. Quindi si pensa che ci possano essere, diciamo, dei fattori predisponenti in molteplici geni. E poi ci sono, nella letteratura, sono stati descritti alcuni casi molto molto rari di famiglie con più diciamo, persone affette da atrofia multisistemica, però nella maggior parte dei casi si trattava di famiglie di origine nipponica. Noi ne abbiamo descritta una in Germania. Sono a conoscenza di famiglie italiane, ma però magari Alessio può condividere la sua esperienza. L'esperienza è, diciamo che è quella di nessun soggetto con atrofia multisistemica che è arrivata alla nostra attenzione o che ci è stato riportato dai vari centri, visto che comunque collaboriamo tutti ed è una rete, diciamo, di persone molto affiatate, che abbia descritto o abbia riportato, noi che abbiamo osservato persone che appunto che avessero altri familiari affetti dalla stessa forma. Quindi probabilmente, come accennato tu, ci sono più fattori genetici che devono concomitare in una singola persona e quindi questo rende improbabilissimo è il fatto che altri familiari possano avere la stessa combinazione e quindi sviluppare la stessa forma. L'unica eccezione ad oggi sembra proprio quella di questo gene che è stato descritto in Giappone e alcune famiglie in Giappone effettivamente hanno questa forma di un gene che è associato a una ridotta produzione di un lipide che è il coenzima Q10 ed è il motivo per cui loro stanno investendo molto anche a livello terapeutico per vedere l'efficacia del coenzima Q10, visto che geneticamente loro hanno questa evidenza che ci sia un'associazione
tra il difetto dovuto al problema genetico e lo sviluppo dell'atrofia multisistemica. Quindi comunque, anche se da noi questa forma, diciamo, non c'è, non la troviamo, deve essere estremamente rara, dà comunque dei suggerimenti importanti, perché potrebbe essere uno delle terapie che servono a frenare l'andamento, e speriamo di avere i loro dati, che in qualche modo nei congressi un pochino hanno anticipato per quelli che hanno fino adesso, il prima possibile, e speriamo che siano positivi. In realtà dei dati preliminari sono stati pubblicati proprio su pazienti giapponesi, quindi vanno presi un pochino col beneficio del dubbio, perché probabilmente la biologia è un po' diversa tra i continenti, e sembrano essere positivi, e soprattutto si trattava di amministrazione di ubiquinolo ad alti dosaggi, 1500 mg al giorno, che però veniva tollerata abbastanza bene. E la cosa interessante era che in questo studio una buona parte dei pazienti presentava la forma parkinsoniana dell'atrofia multisistemica, che è quella che noi più frequentemente vediamo in Europa, e nelle analisi di sottogruppo la risposta nelle persone che avevano la variante cerebellare e quella parkinsoniana era comparabile. Chiaramente questo è un primo studio, però è incoraggiante. Grazie, vi ringrazio. Vi riporto adesso una domanda che riguarda l'aspettativa di vita, e ne condenso due insieme. Chiedono alcuni pazienti qual è l'aspettativa di vita, hanno letto che l'aspettativa è di 9-10 anni, che cosa si intende con questi nuovi 10 anni, e collegata a questa, se la speranza di vita dipende dalla possibilità e dalla capacità di trattare le complicazioni della malattia, quindi complicazioni motorie e non motorie. Questa la rivolgo a tutti voi, in parte la dottoressa Lazzari, che ha trattato anche la parte del trattamento dei sintomi non motori, se vuole rispondere per prima a questa domanda. Allora, diciamo che in generale noi cerchiamo di non fare tanti discorsi di numeri, cioè dare a un paziente nel momento della visita un'aspettativa di un X numero di anni non ha particolarmente senso, perché ogni paziente è diverso, ogni storia di malattia è diversa. Quella che io ho cercato di comunicare anche nella relazione che ho fatto è che noi dobbiamo cercare di evitare gli eventi aggravanti. Gli eventi aggravanti in tanti modi possono peggiorare la prognosi del paziente, perché cambiano effettivamente la storia di malattia, ad esempio facendo raggiungere quelle che noi definiamo in gergo le milestones di malattia, cioè alcuni punti di non ritorno più in fretta. Quindi noi dobbiamo pensare che cercando di prevenire le infezioni, cercando di prevenire le cadute, riusciamo ad agire in un modo concreto per migliorare l'aspettativa di vita. Aspettativa di vita che in generale quello che possiamo dire è più breve rispetto a una storia di malattia, di una malattia di Parkinson normale, ma non per questo non abbiamo modo in qualche modo di intervenire, appunto. Grazie, grazie Giulia. Vi riporto una domanda sulla terapia. Giacomo, che chiede quali sono le dosi di coenzima Q che dovrebbero essere assunte giornalmente, quali sono le interazioni del Madopar che si usa di giorno e della levodopa rilascio prolungato che si usa la sera con altri farmaci che possono essere utilizzati. Quindi coenzima Q e interazioni della levodopa. Posso rivolgere la domanda alla dottoressa Giannini? Mi permetto? Il coenzima Q in realtà non sono proprio dei dosaggi già stabiliti, possiamo arrivare anche ad alto dosaggio e non, di base non ha grandi interazioni con il Madopar o altri farmaci. Viene anche utilizzato ad esempio in altre malattie come quelle mitocondriali, dove arrivano anche a dei dosaggi altissimi, prendendo anche 9 compresse al giorno. Ovviamente è necessario sempre discuterlo col neurologo che segue il paziente per capire appunto il tempo, quando somministrarlo, la prescrizione e insomma valutare insieme al medico che segue il paziente senza appunto assumerli in autonomia, ecco.
Grazie. Chiedo al dottor Di Fonza da parte di Luisa perché non è stata citata tra i farmaci sperimentali la sperimentazione TAC-341, forse perché è stata sospesa la sperimentazione, domanda che tipo di azione svolgerebbero gli anticorpi monoclonali nell'MSA in questo tipo di sperimentazione? Allora, grazie. La risposta in realtà è molto più banale, nel senso che si rifaceva a una, come dire, a una presentazione in cui ancora non era iniziata questa sperimentazione, dopodiché questa sperimentazione effettivamente è iniziata, ha avuto un momento in cui è stata sospesa, ma poi è stata riattivata. Quindi effettivamente è una sperimentazione che stiamo facendo nei nostri centri ed è una grande speranza anche questa. Per quanto riguarda il meccanismo, la questione è che stanno emergendo sempre di più dati sul ruolo di una forma di questa proteina alfa-sinucleina, che ormai tutti abbiamo trattato nelle nostre relazioni, che è una forma anomala, viene chiamata una conformazione, che non è quella che di solito c'è all'interno delle nostre cellule del sistema nervoso, i neuroni e anche gli oligodendrociti, che peraltro la esprimono molto poco. E questa conformazione anomala sempre di più sta emergendo che è possibile che venga in qualche modo espulsa dalle cellule. E questa espulsione al di fuori della cellula potrebbe poi essere presa da altre cellule o limitrofe, cioè cellule che sono intorno, oppure cellule con cui quella cellula comunica, e quindi non per forza lì vicino, ma anche a distanza, e fare in modo che anche queste cellule si danneggino. Quindi, per impedire, su questa ipotesi, diciamo, di passaggio di questa alfa-sinucleina malconformata da una cellula a un'altra, per impedire questo tipo di passaggio, allora questo è il razionale su cui vengono basate le terapie sugli anticorpi monoclonali, che dovrebbero riconoscere nello specifico le forme di alfa-sinucleina che tendono a essere malconformate e quindi a formare delle, come se fossero tipo degli impacchi, delle impaccature, no? Che noi chiamiamo fibrille. Sono tante proteine che si appiccicano perché sono malconformate e mettendosi tutte insieme non fanno bene alle cellule. E questi anticorpi sono sviluppati proprio contro queste forme e dovrebbero, diciamo, impedire il passaggio proprio di questa proteina. E quindi vediamo, il trial sta iniziando adesso e quindi parliamo di qualcosa di molto attuale. Ecco. Grazie, grazie Alessio. Rivolgo alla dottoressa Giannini una domanda da parte di una signora di nome Giulia Maria, che riferisce che alla distanza di 3 anni dalla diagnosi di MSA di tipo C, il problema principale che ha è l'ipotensione, sta assumendo il Gutron, che però non l'aiuta molto, e chiede se esistono altri farmaci che possano aiutarla a stabilizzare il problema della pressione. Sì. Cioè, esistono innanzitutto delle terapie, ne ha parlato anche Giulia, cioè non farmacologiche, quindi quello di idratarsi e di avere, diciamo, degli accorgimenti durante il giorno, tra cui quello di non assumere dei pasti abbondanti, ma piuttosto privilegiare dei pasti più piccoli e più spesso, piuttosto che evitare gli ambienti caldi o alzarsi gradualmente dal letto, da seduti. E poi appunto tra le terapie farmacologiche, oltre al Gutron, esistono altri farmaci che possiamo utilizzare, tra cui appunto il Florinef oppure la Droxidopa, che ci aiutano, diciamo, a controllare o compensare meglio il controllo della pressione. Ovviamente non sono farmaci che vanno bene tutti i farmaci a tutti i pazienti, quindi in base alle caratteristiche dell'alterazione appunto della pressione, uno può privilegiare uno o l'altro, oppure aumentare le dosi del Gutron e valutare un po'
qual è, diciamo, il farmaco migliore. Magari Alessandra, non so se volevi anticipare che effettivamente dovrebbero poi partire dei trial anche dedicati proprio a questo sintomo, che è un sintomo sicuramente invalidante, e che dovrebbero partire a breve dei trial farmacologici proprio che hanno questo obiettivo. Sì, sostanzialmente alla base di questa ipotensione ortostatica c'è un deficit nel rilascio di noradrenalina che va a stimolare la contrazione dei piccoli vasi che si trovano in tutto il corpo e quindi a mantenere la pressione stabile quando ci alziamo in piedi. Questo deficit di noradrenalina si cerca di supplirlo con l'amidodrina, che però spesso lascia, insomma, un pochino insoddisfatti in termini di risultati di controllo dei sintomi. Ci sono delle linee di ricerca che vengono sviluppate ultimamente, che vanno a bloccare il trasportatore della noradrenalina, e quindi questa noradrenalina che viene rilasciata dalle fibre nervose, che nell'atrofia multisistemica, soprattutto quelle del corpo, sono ancora intatte, per la maggior parte intatte, dura di più, c'è una durata d'azione più lunga. E ci sono una serie di farmaci in sperimentazione. Alcune sperimentazioni sono di tipo accademico e quindi sono soltanto in corso in alcuni centri negli Stati Uniti, però ce n'è un'altra che viene è sponsorizzata da una casa farmaceutica, ha un razionale abbastanza forte e sta entrando all'ultima fase della sperimentazione. So che ci sono molti centri in Italia che parteciperanno e questa sperimentazione partirà a breve, veramente a brevissimo tempo, quindi magari parlatene col neurologo curante, perché magari c'è la possibilità di partecipare in un trial di questo tipo. Vi pongo adesso una domanda, ne condenso due insieme, una domanda di Deborah che chiede delucidazioni in merito all'importanza di fare la fisioterapia e la logopedia di fronte al fatto però che ci troviamo di fronte a una malattia degenerativa, e quindi l'impressione che hai di rincorrere con la fisioterapia e la logopedia una malattia che però va avanti inesorabilmente, quindi la domanda è quanto può aiutare. E l'associo a un'altra domanda di Donatella, che chiede se ci sono degli studi o delle sperimentazioni per provare a migliorare la deglutizione. Quindi metterei insieme queste due domande per la dottoressa Lazzari. Allora, sicuramente continuare incessantemente a fare fisioterapia e logopedia è fondamentale, perché il principio qual è? Noi al giorno d'oggi purtroppo non abbiamo ancora nessun farmaco che riesca a impedire ai neuroni di morire. È una malattia neurodegenerativa, per cui in questo momento, ad oggi, 24 settembre, non abbiamo una cura. Le stiamo studiando, speriamo di riuscire a trovarle in futuro, ma oggi non le abbiamo. Quello che noi possiamo fare è obbligare con l'esercizio, quindi con la fisioterapia e la logopedia, i neuroni che ci sono a funzionare di più, quindi semplicemente a mantenere più connessioni tra loro, a mantenersi in attività per più tempo possibile. Quindi assolutamente la risposta è sì, sembra di continuare una rincorsa ininterrotta, però in quel momento noi facendo l'esercizio comunque stiamo rallentando una progressione che se quell'esercizio non lo facessimo sarebbe ancora più veloce. Per quanto riguarda le sperimentazioni, nello specifico non credo, nel senso che tutte le sperimentazioni trial su farmaci che vogliono rallentare la progressione di malattia hanno nella loro valutazione tutte le componenti motorie della malattia, quindi non solo il cammino ma anche i movimenti degli arti e anche la parte che noi definiamo bulbare, cioè di deglutizione di parola, quindi quella valutazione è sempre inclusa. Ci sono delle sperimentazioni che hanno anche tra i vari assessment durante le visite anche una valutazione della voce, che può essere un segno indiretto sempre della funzione dell'articolazione della laringe, della faringe. Quindi non so se ho risposto abbastanza alla domanda. Io penso proprio di sì, aspetto i commenti, ma penso proprio di sì, anzi una risposta bella completa, di quelle che danno anche un sacco di motivazione nel proseguire con l'impegno della fisioterapia. Comunque, grazie. Chiara, scusa se volevo giusto aggiungere una cosa,
Cioè, effettivamente proprio a questo proposito che diceva già Giulia, ci sono proprio degli studi in letteratura che fanno vedere che pazienti che fanno fisioterapia contro quelli che non la fanno, piuttosto che pazienti che fanno la logopedia rispetto a coloro che non la fanno, effettivamente dimostrano come vanno molto meglio quelli che sono in terapia. Quindi non è una cosa che noi diciamo solo per, ma effettivamente è dimostrata, quindi è necessario associare alle varie terapie, alle varie accortezze, anche appunto la fisioterapia e la logopedia. Grazie. A te chiederei una domanda, Giulia Giannini. Vorrei rivolgere la domanda sulla DBS. C'è un paziente che chiede se la DBS nell'MSA potrebbe avere lo stesso successo come nella malattia di Parkinson. No, la risposta breve è no, nel senso che gli studi, hanno fatto diversi studi, soprattutto i gruppi francesi, in questi pazienti, nonostante all'inizio abbiano una risposta, diciamo, alla levodopa, effettivamente l'intervento chirurgico non ha mostrato poi un chiaro beneficio. E anzi, come sappiamo, appunto, gli interventi, come appunto banalmente anche delle infezioni, ma anche degli interventi, possono invece al contrario andare a peggiorare sia i sintomi motori che non motori in quel frangente, fondamentalmente. E quindi un intervento chirurgico che è abbastanza invasivo, come la DBS, può in quel momento poi creare un peggioramento transitorio che talvolta è difficile poi recuperare in breve termine. Quindi sì, per il momento la risposta è che no, la DBS nell'MSA è no. Una domanda per la dottoressa Fanciulli che ha fatto la relazione sui criteri diagnostici è relativa al perché spesso però le malattie vengono, l'MSA inizialmente riceve una diagnosi differente, quindi magari si parte con una diagnosi di malattia di Parkinson e poi cambia in itinere, o perché viene scambiata con altri parkinsonismi come la demenza a corpi di Levi. Questa confusione, questo ritardo che a volte c'è nella diagnosi, con una diagnosi iniziale sbagliata, che è un po' esperienza di tutti noi. Ci sono pazienti che chiedono perché accade questo. Allora, perché la diagnosi sbagliata di malattia di Parkinson? Partiamo dal caso, diciamo, più frequente. La diagnosi sbagliata di malattia di Parkinson spesso avviene perché la risposta alla levodopa nei primi 3 anni della malattia può essere buona, molto buona, perché, come diceva Giulia, è un processo di progressiva morte di tutte le popolazioni, di queste specifiche popolazioni neuronali, però appunto è un processo che va avanti negli anni. Quindi se la persona affetta va dal neurologo relativamente presto, viene diagnosticato un parkinsonismo e si dà la levodopa, la risposta sarà buona. E quindi si pensa, va bene, questa è una malattia di Parkinson, perché peraltro è una delle più frequenti malattie neurodegenerative che esistano. Però ci sono dei campanelli d'allarme che appunto, per esempio, lo sviluppo molto precoce di una disautonomia combinata cardiovascolare, urogenitale, per esempio quadri sfumati, se parliamo di MSAP, per esempio di atessia cerebellare, che invece nella classica malattia di Parkinson non troveremo, non è assolutamente il caso. La demenza a corpi di Levi in effetti era una delle diagnosi, diciamo, delle diagnosi sbagliate più frequenti in grosse casistiche che hanno fatto anche delle valutazioni post-mortem in moltissimi pazienti con tante malattie neurodegenerative. Il motivo per cui la demenza a corpi di Levi veniva scambiata per un'atrofia multisistemica è perché in entrambe le patologie, molto precocemente nel corso della malattia, si può sviluppare una disautonomia anche importante, quindi un'ipotensione ortostatica severa che provoca tante sincopi, disturbi dello svuotamento vescicale. Però nell'atrofia multisistemica la memoria rimane pressoché intatta, mentre invece nella demenza a corpi di Levi abbiamo queste fluttuazioni cognitive, si chiamano, quindi questi deficit delle attenzioni o della capacità di elaborare un piano, diciamo, pensare una ricetta per un soufflé, una cosa di questo tipo,
è una cosa che viene persa molto, molto presto nel corso della malattia, mentre invece nell'atrofia multisistemica, sebbene possa essere presente, è più tipico delle fasi avanzate. E una demenza, una franca demenza in realtà non si verifica. Grazie Alessandra. C'è una domanda della signora Giulia Maria che chiede come mai di malattie come Parkinson e parkinsonismi si parla soltanto negli ultimi anni e tanti medici non sono ancora a conoscenza di questa malattia. Allora io rivolgo un po' la domanda a tutti quanti voi relatori, mi permetto di dire che anche grazie all'associazione MSA si sta sensibilizzando tanto il mondo, non soltanto appunto dei pazienti, dei caregiver, ma tantissimo il mondo anche degli operatori sanitari su questo tema, e anche solo l'iniziativa dell'associazione del braccialetto che posso citare, dei pazienti abbiamo una malattia rara, la MSA, con cui si presentano in ospedale in caso di ospedalizzazione, un'iniziativa dell'associazione è stata comunque una cosa molto positiva, quindi credo che l'associazione stia facendo tanto. Qual è il vostro commento da fare in merito a questo? Non lo so, cioè, ci sono tanti motivi. Purtroppo è vero, trattandosi di una patologia rara, spesso manca anche nella formazione accademica. Cioè, è un trafiletto che si legge nel libro di neurologia. Diciamo, questa è la domanda da 30 e lode, direbbe il professore, mi dica le caratteristiche dell'atrofia multisistemica, no? Però in realtà appunto questa non è situazione soddisfacente, perché in realtà le persone affette da malattie rare sono moltissime e hanno diritto a una diagnosi precisa e a una cura personalizzata, e per questo siamo noi personalmente molto contenti di contribuire a iniziative come questa, cioè eventi di divulgazione, in modo tale che se i pazienti insomma sentano accolti e considerati, e i medici facciano attenzione a queste diagnosi differenziali che spesso nella pratica clinica al di fuori dei centri di riferimento vengono, diciamo, non prese subito in considerazione. E poi ci vuole un qualcosa di virale per la SLA, cioè, c'era l'Ice Bucket Challenge qualche anno fa, dobbiamo inventare una cosa del genere per l'atrofia multisistemica. Bisogna pensarci, magari ci vuole il genio italiano per fare questa cosa. Giusto, grazie Alessandra, giusto. Quindi questo è un invito a tutti quanti, quelli che stanno ascoltando, per trovare l'iniziativa che possa finalmente far scattare quella marcia in più. E infatti dottoressa Fanciulli sta ricevendo una serie di ringraziamenti, ecco, che ti passo volentieri. Una domanda per il dottor Di Fonso è: come è possibile entrare nelle sperimentazioni, partecipare e sapere se... quale sperimentazione va bene e dove rivolgersi? Non tutti i centri italiani in effetti hanno la possibilità di fare sperimentazioni, questo è un grosso limite per pazienti che non possono spostarsi con facilità. Certo, e questo è anche il motivo per cui nel momento in cui chi promuove queste sperimentazioni cerca di individuare, seppur non tantissimi centri, però una distribuzione dei centri, almeno uno al nord e uno al sud, per fare in modo che le persone possano avere dei riferimenti che non siano troppo lontani. Detto questo, diciamo che anche qui la prima cosa è l'informazione, e da quando l'associazione ha incominciato a dare informazione sui trials, sui centri che sono coinvolti in queste sperimentazioni, è cambiato molto, perché prima non se ne parlava, non si sapeva dove reperire l'informazione, addirittura tanti centri, forse anche d'eccellenza, neurologici, ma che non si occupano di questa forma, non erano a conoscenza di chi si stesse occupando o di chi fosse coinvolto in una sperimentazione specifica. Adesso le cose sono cambiate, sia grazie all'associazione, quindi diciamo che questo può essere tenuto come punto di riferimento per le persone, per vedere che cosa
c'è, che cosa bolle in pietola, che cosa, che sperimentazioni verranno fatte e quali sono, una volta che questo è noto anche a noi come centri, perché l'attivazione e la selezione dei centri spesso ha dei tempi molto lunghi e non è detto che vada in porto, perché è un processo estremamente complesso che è fatto di tanta burocrazia, è fatto di comitati etici, è fatto di contratti, che una volta che viene selezionato un centro non è detto che poi quel centro in realtà riesca a fare la sperimentazione, perché forse per uno di questi tasselli c'è un intoppo e il centro non viene attivato. E quindi molto spesso, da quando si sa la notizia che c'è una sperimentazione a quando si vede quali sono i centri che effettivamente poi possono reclutare le persone per iniziare la sperimentazione, passa del tempo e questo non si sa ancora. Però diciamo che l'associazione è un'ottima fonte di informazione, informazione attendibile, perché poi ovviamente le persone dell'associazione sono in contatto con tutti i medici che si occupano nel dettaglio e nello specifico dell'atrofia multisistemica, e inoltre i vari centri di, chiamiamoli di riferimento, perché anche lì lo vedrete sul sito, sono centri in cui ci si occupa appunto dello studio e della cura delle persone con atrofia multisistemica, possono anche loro dare le informazioni, quindi chiedere al neurologo di quel centro, cercando ovviamente di selezionare il più possibile centri che non sono troppo distanti. Questo lo dico per esperienza personale, perché spesso, ad esempio, da noi vengono persone che abitano molto lontane e in realtà avrebbero un centro più vicino dove poter andare a chiedere le stesse informazioni. E quindi è importante informarsi bene in modo tale da andare nel centro più vicino con esperienza in atrofia multisistemica e chiedere ulteriori dettagli che forse non trovano nella pagina dell'associazione, perché forse sono più tecnici o vogliono parlare direttamente col medico. Queste sono le due, diciamo, modalità che direi di valutare nel momento in cui si vogliono avere informazioni sui trials. E qui, se posso, è importante anche che centri più piccoli, e qui metto anche il centro dove lavoro io, per esempio, che è sicuramente un centro più piccolo, però si è in rete con i centri grandi, per cui se anche a Trento non potremo fare sperimentazioni, anche se speriamo di poter partecipare, sapere dove inviare il paziente è qualcosa di importante. Quindi è questa rete, questa collaborazione che c'è tra i colleghi e amici, sicuramente è quella giusta. Una domanda per la dottoressa per la dottoressa Lazzari relativamente alla scialorrea. C'è un paziente che chiede se il cerotto di scopolamina può essere utilizzato nell'MSA per ridurre il problema della salivazione. Ma allora, tendenzialmente sarebbe meglio sempre utilizzare dei prodotti topici, quindi non mi ricordo se nella presentazione l'avevo menzionato, però ci sono delle goccine che si possono utilizzare di farmaci che sono già in uso, ad esempio il laroxil, l'amitriptilino o l'atropina, proprio a livello topico. Nei casi in cui è proprio particolarmente fastidioso, magari anche sì, però insomma è comunque, utilizzandolo come cerotto, un farmaco con effetti sistemici, quindi è sempre preferibile agire localmente. Un'altra alternativa possono essere anche le iniezioni di tossina botulinica nei centri dove si può fare, quindi anche questo, diciamo, agire localmente è sempre meglio, soprattutto nei pazienti che sono, dal punto di vista del controllo autonomico in generale, così, così fragili, ecco. Grazie. Una domanda per la dottoressa Giannini invece in merito alla utilità di eseguire l'esame urodinamico in tutti i pazienti affetti da atrofia multisistemica. No, cioè, sì, nel senso che l'urodinamica è molto utile soprattutto all'esordio, nelle prime fasi, quando ci aiuta, diciamo, a discriminare appunto tra l'atrofia multisistemica e la malattia di Parkinson o altri parkinsonismi, quindi ci può aiutare a definire prima la diagnosi, e può essere utile lungo il corso di malattia per chiarire alcuni pattern specifici di alcuni pazienti in cui, diciamo, i sintomi non sono chiari o comunque magari c'è la sovrapposizione di più patologie, come ad esempio banalmente l'ipertrofia prostatica negli uomini, che è molto spesso
si può associare, e oppure in determinati farmaci per valutare appunto la risposta, però non è un esame che deve essere necessariamente eseguito in tutti i pazienti o comunque deve essere ripetuto in tutti i pazienti con MSA. Ok, ti ringrazio. Intanto sono arrivati molti ringraziamenti non soltanto a voi, ma anche a Nadia e a tutta l'associazione MSA Italia. Ringraziamenti che penso condividiamo tutti, anche noi, voi relatori e anche io condividiamo questi ringraziamenti. È arrivato un messaggio di Donatella che si riferisce a suo fratello che ha subito una diagnosi di atrofia multisistemica, ma si sente un po' lasciata sola e con un sistema sanitario che non la sta aiutando. A questo proposito so che l'associazione MSA Italia ha costruito una mappa sul sito, una mappa per ritrovare nelle varie regioni gli esperti di MSA regione per regione. Questa è stata secondo me una grandissima iniziativa che ha fatto l'associazione, perché obiettivamente essendo una malattia rara non sempre si sa a chi rivolgersi. E quindi non so Donatella in quale regione si trovi, però sicuramente l'associazione può darle una mano nel trovare la persona giusta che possa aiutarla a seguire il fratello. Una domanda per la dottoressa Fanciulli è relativa alla risonanza magnetica. Hai parlato nella tua relazione dei criteri di supporto della risonanza magnetica alla diagnosi di MSA, e un paziente riferisce che è stata fatta la risonanza soltanto all'esordio e non sono state fatte risonanze successive. C'è indicazione a fare risonanze anche a distanza dalla diagnosi? Sì e no, dipende. Quando si fa la risonanza magnetica nelle fasi precoci della malattia, a volte si dice che la risonanza è risultata negativa, cioè non abbiamo trovato questi segni particolari che ci indirizzano verso l'atrofia multisistemica, quindi queste alterazioni del putamen piuttosto che del ponte o del cervelletto. E allora se sussiste il dubbio su base clinica che in effetti si tratti di un'atrofia multisistemica, è indicato ripetere la risonanza magnetica, per esempio almeno a distanza di un anno. 6 mesi sarebbero un intervallo troppo corto, però a distanza di 12-18 mesi ci sono effettivamente degli studi che mostrano come questo intervallo di tempo sia in grado di aumentare l'accuratezza diagnostica della risonanza. Una cosa molto importante è dove fare la risonanza, cioè il quesito diagnostico, perché come dicevamo appunto una malattia rara, anche come il neurologo così anche il neuroradiologo potrebbe non avere l'occhio di riguardo per questi segni neuroradiologici che effettivamente sono rari, quindi il quesito diagnostico deve essere molto preciso. E bisogna chiedere al neuroradiologo o al neurologo curante, che poi riguarderà sempre le immagini, perché il neurologo lo fa sempre, c'è una pignoleria innata del neurologo che riguarda sempre le immagini da solo, e andrà a valutare se questi segni che sono stati inclusi nei criteri diagnostici effettivamente sono presenti oppure no, o se ce ne sono altri che invece indicano tutt'altra patologia, che a volte questo è il caso. Grazie. Un'altra domanda per la dottoressa Lazzari relativamente all'utilizzo del MADOPAR e del SINEMET, se ci sono differenze nello scegliere l'uno o l'altro, nell'usarla in modo anche combinato. E abbinerei anche la domanda, visto che è sempre sui trattamenti, anche sulla utilità, non tanto sull'utilità di fare la fisioterapia, ne abbiamo già parlato, ma di quale sarebbe una buona cadenza di fisioterapia, perché ovviamente il Sistema Sanitario Nazionale mette dei limiti nella possibilità di fare sedute non all'infinito, insomma. Allora, per quanto riguarda la questione levodopa, abbiamo un po' di scelte, nel senso che il MADOPAR e il SINEMET sono due farmaci sostanzialmente sovrapponibili da utilizzare e sono a rilascio immediato. Ok, quello che si usa normalmente sono dei farmaci che utilizziamo 3-4 volte al giorno perché hanno una durata d'azione breve. Tra i due fondamentalmente non c'è differenza. Possiamo, nel caso in cui abbiamo provato uno, funzioni poco, non siamo convinti che sia abbastanza efficace, provare a fare uno switch tra uno e l'altro. Però non c'è un motivo di scegliere prima uno poi l'altro. Ci sono delle formulazioni di levodopa anche dispersibile
che tendenzialmente funzionano un pochino più velocemente, quindi ad esempio il sirio che me levo dopo, oppure il Madopar dispersibile, può essere utile anche nei casi in cui ci sia inizialmente un po' di disturbo della deglutizione, se il paziente riesce a mandarla giù più facilmente. E poi ci sono le formulazioni invece a rilascio prolungato, che potete vedere qualche volta il neurologo può prediligere, perché avendo un rilascio prolungato e quindi una durata d'azione più lunga tendono a causare meno ipotensione ortostatica, perché ovviamente un problema della levodopa è quello di peggiorare l'ipotensione ortostatica. Quindi se il paziente, la famiglia dovesse vedere a un certo punto che noi decidiamo di provare questo tentativo di cambiamento, questo può essere uno dei motivi nei momenti in cui dovessimo, tra virgolette, giocare un pochino con queste terapie. Per quanto riguarda la fisioterapia, chiaro, cioè noi viviamo in un sistema sanitario che ci permette tendenzialmente di fare uno o due ricoveri intensivi. Il ricovero intensivo, anche da esperienza dei pazienti, è quello che dà il maggiore beneficio. Perché? Perché il paziente fa fisioterapia tutti i giorni e, nella migliore delle ipotesi, anche più volte al giorno. Quindi è quell'esperienza empirica che ci dice che più se ne fa di fisioterapia e con più costanza e meglio è. Poi ovviamente, non vivendo in un mondo ideale, dobbiamo scontrarci con la disponibilità delle risorse. Quindi, chiaro, il nostro consiglio è sempre, quando si trova una struttura in cui ci si trova bene, che permette di fare ricoveri, di farli sempre. Anche se qualche volta i pazienti magari sono un po' più reticenti, perché vuol dire stare, tra virgolette, in clausura per un mese, però il beneficio si sente, e poi fuori da questi ricoveri cercare di farla il più stesso possibile, compatibilmente con la disponibilità magari dei day hospital, anche due volte alla settimana, ma ogni volta che si fa è comunque tutto di guadagnato, quindi quello è fondamentale sempre. Ancora sulla fisioterapia, ci sono un paio di domande barra commenti di Nadia e di Silvia che chiedono in particolare alla dottoressa Fanciulli se a Innsbruck avete dei protocolli per fisioterapia specifici per l'MSA, in quanto spesso è difficile trovare dei fisioterapisti preparati. Penso che questo in parte sia vero soprattutto per quei pazienti che hanno il fisioterapista privato al domicilio, per il quale poi chiedono il rimborso attraverso la prestazione 11 quando hanno la certificazione di malattia rara. Quindi cercare un fisioterapista privato ovviamente non può avere esperienza di tutto e anche di atrofia multisistemica. Quindi la domanda è se si possono condividere, se ci sono protocolli specifici e se ci possono condividere. Allora, sì, ci sono. In parte li abbiamo anche già pubblicati, sono disponibili. È una pubblicazione della dottoressa Raccagno, primo nome, di un paio di anni fa, dove nei file supplementari della pubblicazione c'erano proprio delle immagini dei tipi di esercizi da consigliare. Abbiamo anche altri studi in corso dove stiamo sviluppando dei programmi un pochino più elaborati in base all'inquadramento funzionale della persona, quindi in base alla disabilità e alle capacità funzionali, però li stiamo ancora sperimentando. Appena saranno sperimentati e comprovati, state certi che verranno pubblicati e disseminati a più non posso. È una cosa importante da considerare quando appunto si cerca un fisioterapista. Capisco la difficoltà, perché appunto anche il fisioterapista, come il neurologo e come il neuroradiologo, non sempre ha sentito parlare di atrofia multisistemica. I massaggi non sono una cosa, cioè i massaggi sono una cosa fantastica, ma questa non è la fisioterapia. Possono aiutare un pochino se ci sono delle contratture, però se queste sono su base distonica, magari è importante parlare col neurologo se un trattamento con tossina botulinica può aiutare un pochino di più la funzionalità della mano, piuttosto che il problema della scialorrea che menzionava anche Giulia. E poi ci sono delle accortezze, perché l'atrofia multisistemica appunto spesso è accompagnata da questa ipotensione ortostatica severa, quindi facendo esercizio in piedi e stando in movimento la pressione può calare. Quindi per esempio un consiglio pratico molto semplice: prima della sessione di fisioterapia, un quarto d'ora prima, idratarsi molto bene, perché l'acqua aumenta la pressione,
magari prendere una piccola dose di midodrina in più in modo tale da riuscire a fare bene nella sessione di fisioterapia. Se l'ipotensione ortostatica è importante e non ci permette di fare esercizi in piedi, allora si può lavorare in assenza di gravità da sdraiati, e allora è molto importante, per esempio, che si vanno a fare esercizi su tronco, quindi movimento, spostarsi nel letto, esercitare, alzarsi in piedi e rimettersi giù, esercitarsi e rialzarsi dopo una caduta. Questa, per esempio, è una cosa molto importante da discutere con il fisioterapista. Esercitarsi nel caso in cui io cada e sono da solo, come faccio a ritirarmi su? Perché questo a volte è un fattore che mette molta paura, e se il fisioterapista ci aiuta a sviluppare una tecnica, allora ci sentiremo magari più sicuri quando rimaniamo da soli, anche in casa spesso. Quindi queste sono delle richieste precise che impararsi a rialzarsi dopo una caduta, ogni fisioterapista è in grado di dare un aiuto in questo senso. In realtà poi la maggior parte sono bravissimi. Uno dei limiti maggiori, secondo me, in tanti pazienti è dato proprio dalla paura di cadere. Cioè, ancora prima dell'effettivo rischio di cadere, loro sentono la paura di cadere. Quindi nel rapporto con il fisioterapista si può cercare di combattere anche questo. Cioè, tanto si lavora sulla stabilità e tanto sulla percezione della propria capacità di mantenere questa stabilità. Questo può essere tanto di aiuto, anche perché tanti pazienti banalmente decidono di smettere di uscire di casa, anche se accompagnati, per la paura. Quindi questo è molto importante. Stavo pensando, ecco, questa cosa che potremmo proporre all'associazione, semmai, di creare delle traduzioni in italiano del lavoro della dottoressa Fanciulli, da dare ai fisioterapisti, proprio come anche fisioterapisti che non sono specializzati neanche in disordini del movimento, perché spesso poi libero professionisti può capitare che non abbiano questa specializzazione rispetto alle strutture ospedaliere dove si fanno i ricoveri intensivi. Quindi un compito che potremmo così condividere con l'associazione MSA, se lo condividete anche voi, è quello di prendere questi protocolli che sono pubblicati e provare a trasportarli nella quotidianità del lavoro dei riabilitatori. Questa è un'esperienza, perché è della settimana scorsa che facevamo questo assessment, quindi ce l'ho fresco nella memoria, si può condividere bene. Il deambulatore, ci sono mille modelli, non ero a conoscenza di quanti modelli di deambulatore ci sono a disposizione, che poi vanno aggiustati al peso, all'età, all'altezza, varie cose, però c'è una cosa importante, che alcuni deambulatori hanno una specie di sedile, un piccolo sedile incorporato, no? E questo era particolarmente utile, è stato particolarmente utile per una paziente, una signora che aveva atrofia multisistemica e questa ipotensione ortostatica importante. Lei sapere che aveva questo predellino dove, in caso di giramento di testa e trovarsi in giro, poteva sedersi un momento, l'aiutava. E quindi il fisioterapista può anche essere d'aiuto nella scelta del device, insomma dell'ausilio più adeguato, perché già se ne rimborsano uno è grande cosa, la cosa importante quindi è scegliere proprio quello giusto per noi. Saper scegliere quello giusto, esatto. Una domanda di Giulia Maria che prosegue un po' i discorsi che abbiamo appena fatto è proprio quella sull'equilibrio, e chiede: si può stabilizzare nel tempo l'equilibrio in questa malattia o sarà inesorabilmente in peggioramento? L'equilibrio tende a peggiorare, questo è purtroppo un dato di fatto, però il cervello, anche il cervello affetto da atrofia multisistemica, è comunque un organo fantastico e elabora un sacco di strategie di compensazione. Ecco, per esempio, questo con il fisioterapista, lavorare a delle strategie di compensazione che aiutano a controbilanciare questa cosa. Quindi spesso all'inizio uno viene un pochino magari colto di sorpresa quando sviluppa un disturbo dell'equilibrio, un disturbo della marcia, e magari dopo qualche mese di fisioterapia è in grado
di stabilizzare o di attuare delle strategie di compensazione che renderanno, insomma, la quotidianità un pochino più semplice. Una domanda da che fa un signore che si chiama Francesco, chiede quali sono i rimedi, lo rivolgo alla dottoressa Lazzari, i rimedi per ridurre il tremore della mano, e alla dottoressa Giannini a seguire i trattamenti per migliorare l'incontinenza urinaria per non svegliarsi più tante volte la notte, quindi prima il tremore e poi l'incontinenza. Ma allora, il tremore... fa parte, dipende che tipo di tremore è, perché ovviamente può esserci sia nel paziente con il fenotipo parkinsoniano, magari un tremore a riposo più simile a quello della malattia di Parkinson, oppure nel fenotipo cerebellare, un tremore più di azione nel compiere determinati gesti come versare un liquido in una tazzina o utilizzare le posate. Purtroppo rientra abbastanza nei sintomi scarsamente responsivi alla terapia. Ovviamente noi potremmo provare con la levodopa a vedere se aumentando il dosaggio e spingendoci quanto più la tollerabilità ce lo permette a usare quel tipo di scelta farmacologica, però tante altre chance terapeutiche purtroppo non le abbiamo. Cioè diciamo che possiamo provare quello ed è quello che abbiamo, ecco. Grazie. All'incontinenza. Per quanto riguarda l'urgenza e l'incontinenza durante la notte, sì, ci sono sia delle terapie, diciamo, non farmacologiche, cioè ad esempio bere molto durante il giorno perché ci deve aiutare a mantenere la pressione, quindi almeno 1,5 litri o 2 di acqua, però magari privilegiare. Cioè bere magari prima delle ore 18 in modo tale da ridurre invece l'introito di liquidi la sera e anche dormire con il letto inclinato, cioè con la testa sollevata di circa 30 gradi rispetto ai piedi. Questo è un meccanismo che riduce molto l'incremento della frequenza urinaria durante la notte. Poi ovviamente ci sono dei farmaci che possono essere discussi appunto con il neurologo. I farmaci che usiamo sono diversi, alcuni però possono un po' peggiorare, ad esempio l'ipotensione ortostatica, quindi per ogni paziente è giusto trovare quello che può essere il migliore. E in più ci sono invece poi degli ausili, come ad esempio dei device, come il catetere esterno, che ci può aiutare fondamentalmente a svuotare la vescica senza doversi tutte le volte alzare, in modo tale che non frammentiamo il sonno e quindi il sonno diventa un po' più ristoratore senza essere frammentato così tante volte. Grazie. E adesso una domanda per il dottor Di Fonso da parte di Nadia relativo alle possibili cause dell'MSA. In particolare la domanda riguarda il fatto che ci possa essere un virus latente, come il virus di Epstein-Barr, che manda in tilt il sistema nervoso attraverso il nervo vago e fa arrivare la malattia fino al cervello. Ad oggi non abbiamo evidenze che ci sia una causa virale o che la risposta a un agente virale sia la causa o inneschi come dire, i sintomi in una persona che di per sé abbia questo tipo di predisposizione. Ovviamente non avere evidenze non significa che questo non possa essere uno dei meccanismi, perché finché non arriviamo a capire in dettaglio quali siano le cause che contribuiscono a sviluppare i sintomi e tutta la parte che c'è dietro i sintomi di atrofia multisistemica, è difficile da escludere qualsiasi cosa. Di sicuro il sistema immunitario in tutte le forme neurologiche, non solo quelle che noi chiamiamo neurodegenerative, gioca un ruolo importantissimo, se non come dire, proprio come agente causale, almeno come agente che ne può modulare il decorso, perché lo stato infiammatorio oppure la risposta ad infezioni non solo alle infezioni, in generale la risposta di tipo infiammatorio
è una priorità per il nostro organismo, e quando c'è una priorità per il nostro organismo, i sistemi fragili nelle persone che hanno l'atrofia multisistemica, i circuiti di cui noi abbiamo parlato, chiaramente, come dire, vengono messi in secondo luogo, in seconda parte, e questo ce l'ha insegnato molto bene, per esempio, anche tutta la pandemia del Covid, che ha fatto vedere tante persone dicevano: caspita, questo ha scatenato, oppure dopo questo è successo qualcosa, piuttosto che dopo la vaccinazione. Beh, certo, uno stato infiammatorio così sicuramente a tutte le persone che hanno un punto fragile, un punto debole, fa sì che, essendo quella risposta vitale, la cosa più importante, quello venga messo in secondo piano e che quindi, come dire, sia ancora più fragile perché è il suo equilibrio delicato che sta cercando di resistere a quel meccanismo è messo ancora più in crisi. Quindi diciamo che nel decorso, nella progressione, l'infiammazione, l'autoimmunità o l'immunità diretta verso virus o verso altri agenti patogeni sicuramente gioca un ruolo. Non è una cosa specifica dell'atrofia multisistemica, vale per tutte le forme neurologiche e in generale per tutte le fragilità di cui noi possiamo essere, come dire, portatori. Grazie. Allora, la chat termina in pochi minuti. Altre domande? Non... Sì, è arrivata una domanda ancora per il dottor Di Fonso in questo istante, relativa ai pesticidi ed erbicidi, se possono essere una causa di MSA in persone che magari hanno una predisposizione. È un'ottima domanda, anche questo è qualcosa che va ancora chiarito. Anche qui non abbiamo un'evidenza chiara di questo. Il punto che spesso in diverse forme neurologiche ci fa pensare a questo tipo di combinazione, cioè al fatto che una persona sia predisposta e poi un altro agente, come ad esempio un pesticida, possa agire da trigger, quindi da cofattore, con causa, diciamo, dell'innesco della patologia, avviene molto dagli studi che si fanno in laboratorio, e questo perché in laboratorio vengono usati molto queste molecole, come i pesticidi per esempio, per vedere, per andare a studiare in dettaglio che cosa succede a quelle cellule, a quei modelli che vengono sperimentati, e quindi usandoli e vedendo alcune risposte, chiaramente, come dire, è giusto che anche dal punto di vista epidemiologico andiamo a cercare questa possibile predisposizione, questo possibile effetto di queste sostanze nei pazienti. Diciamo che questo è stato fatto ed è ancora in corso e viene fatto in tante forme neurologiche, ad esempio nel Parkinson, dove è più facile fare degli studi perché ci sono molto di più le persone che hanno questo tipo di patologia, e quindi si riescono ad avere più dati. Chiaramente nell'atrofia multisistemica, come altre, tante altre forme rare, è più difficile perché andare a vedere l'influenza dell'ambiente in regioni in cui ci sono poche persone che hanno la diagnosi di atrofia multisistemica diventa chiaramente più difficile, e quindi questo sicuramente è un'altra cosa che richiede un grande effort di lavoro di squadra e di rete per cercare di mettere numeri per avere delle evidenze, altrimenti è difficile avere le evidenze. Allora, è arrivata un'altra domanda, ma purtroppo siamo al termine della sessione chat, delle domande e delle risposte. Immagino che ce ne siano altre di domande, però penso siano venute fuori anche delle cose buone da questa sessione, per esempio anche solo il fatto che si sono già messi d'accordo nella chat di tradurre il protocollo di fisioterapia della dottoressa Raccagni e di condividerlo sul gruppo e di condividerlo con i fisioterapisti. Ci sono state persone che si sono ritenute più fortunate di altre nell'incontrare fisioterapisti esperti rispetto ad altre che si sentono più abbandonati. E questo è un grande grazie che dobbiamo dare all'associazione, se ci sono queste opportunità di condividere la conoscenza che ciascuno ha nel proprio settore, di tutti i relatori che sono presenti qui in merito alla malattia, e anche l'esperienza dei singoli pazienti e dei loro caregiver che ogni giorno devono fare la loro
battaglia quotidiana e quindi insomma se ci mettiamo tutti insieme penso che se stiamo tutti dalla stessa parte l'esercito diventa più grande per combatterla. Io a questo punto ringrazio tutti quanti, ringrazio Nadia, ringrazio Philip, ringrazio i relatori e tutti quanti, i pazienti per essere riusciti anche quest'anno a organizzare questo bellissimo congresso. Vi ringrazio tantissimo, saluto tutti i pazienti e tutti gli amici qui presenti, relatori. Saluti a tutti. Grazie, ciao.